Ciao a tutti, ho mostrato nel mio ultimo post su Instagram e Facebook come sono riuscito a trasformare, per quanto in maniera semplicistica, una fotografia in una scena tridimensionale, addirittura anche potendo poi andare ad aggiungere un elemento tridimensionale aggiuntivo alla stessa scena e quindi ambientando in quella che era una fotografia un'intera scena tridimensionale. Questa appunto è una semplice fotografia, come ne avevo fatte altre nello stesso posto. Da questa fotografia, grazie a Blender e a un secondo programma che si chiama FSpy, questo che permette di spiegare a Blender la prospettiva di una fotografia, ho potuto quindi ottenere il risultato che vedete qui, che è molto comodo nel caso si cerchi un'inquadratura leggermente diversa per una stessa scena. Il metodo non è particolarmente difficile, però richiede delle spiegazioni un po' lunghe e quindi ho fatto un tutorial che permetterà di imparare tutte quante queste tecniche, soprattutto anche come poi ottenere che questi oggetti che appartenevano alla fotografia possano essere spostati o appunto duplicati e modificati sulla scena per fare quello che vogliamo fondamentalmente. Impareremo anche come trasformare le texture storte della fotografia in piani piatti più facili da modificare all'interno del nostro programma di grafica se volessimo migliorarle e correggerle. L'intera lezione dura circa 2 ore, ma è costituita da diversi passi che piano piano portano alla creazione prima di tutto di una prima scena funzionante come navigazione in 3D già nel giro di pochissimo tempo. Dopodiché affronto gli argomenti più complessi che sono quelli di mappatura delle texture sopra le geometrie esistenti in maniera da poterle modificare in altri programmi. Comunque l'intera lezione è costituita in una sequenza che permette di fermarsi quando si ritiene di aver ottenuto il risultato voluto. Questa tecnica può essere applicata anche a dei disegni. Credo che possa essere una tecnica interessante perché possiamo imparare ad utilizzare delle texture anche trasparenti sopra ai nostri oggetti in maniera da poter ottenere facilmente dei risultati con i disegni o con le fotografie. Blender poi è un programma ottimo anche per il disegno e l'animazione sia tradizionale che 3D, per cui portarci dentro i disegni e separarli su vari piani ci permette di ottenere delle possibilità creative molto molto interessanti. La lezione sarà disponibile sulla mia pagina Gumroad, nella quale vi ricordo sono presenti anche degli altri tutorial, per esempio un tutorial di base per imparare Blender e un altro tutorial un po' più avanzato che ci aiuta ad imparare delle tecniche di modellazione che sono anche quelle che utilizzeremo in questa lezione. Vi ricordo anche che sulla mia pagina YouTube ci sono moltissimi video gratuiti sull'utilizzo di Blender e di diverse tecniche nel mondo dell'illustrazione, ma non solo. Trovate in descrizione il link alla pagina Gumroad dalla quale potete scaricare il tutorial. Grazie mille per il supporto e alla prossima occasione.